L'attività fisica adattata, di cosa si tratta e come nasce il progetto? Via. Dunque, l'esperienza maturata in questi anni mi ha consentito di avere, diciamo, notizia di questa attività fisica adattata e di come fosse molto utilizzata in alcune regioni come la Toscana e la Liguria, dove hanno sviluppato dei progetti molto articolati, molto complessi, ma che gestiscono ormai da tanti anni. L'idea era di proporla anche nel nostro territorio e di vedere se il nostro territorio fosse altrettanto ricettivo rispetto a queste iniziative. Il convegno del 5 di maggio si pone l'obiettivo di far conoscere, ecco, queste esperienze extra-regionali e di provare a buttare un sasso nello stagno per vedere se si riesce a provocare con una reazione anche qui da noi, nel senso di organizzare qualcosa che integri, insomma, le attività sanitarie con quelle non sanitarie. L'attività fisica adattata è un'attività fisica non sanitaria e quindi è qualcosa che attiene più alla parte preventiva, alla medicina preventiva. E se le persone migliorano la loro condizione fisica, questo le porta pure a migliorare il loro aspetto nutrizionale, a migliorare le loro condizioni generali. E questo chiaramente rappresenta sicuramente un qualcosa che rema dalla stessa parte rispetto al sanitario. L'idea è che piuttosto che aspettare il paziente nel nostro ambulatorio, noi magari gli diamo dei consigli, gli forniamo un know-how per svolgere queste attività che lo portano a prevenire le patologie per cui poi dovrebbero contattarci. Quindi in qualche modo lavoriamo in un'ottica di ridurre un po' la nostra attività e magari dare al paziente dei consigli, appunto, diciamo, utili da questo punto di vista. Quindi lavorare meglio e lavorare di meno, insomma. Lavorare tanto, perché poi in realtà anche questo è un lavoro, cioè il fatto di integrare risorse territoriali buone che ci sono sul nostro territorio e che ho avuto modo di conoscere. L'UTES l'abbiamo conosciuta indirettamente attraverso i pazienti che ci hanno riportato la loro esperienza, sia da un punto di vista tecnico-professionale, ma anche da un punto di vista umano. Questo ci ha colpito. C'è stato un contatto tra me e i dirigenti della UTES di San Benedetto e da qui vogliamo provare a partire per sviluppare questo progetto, se possibile anche su scala provinciale. È un progetto che da altre parti ha dato delle ottime iniziative, vedremo poi se ci sarà, appunto, se avremo le capacità noi, se avremo la possibilità poi di svilupparlo al meglio, ce la metteremo tutta per provarci, perché sicuramente da altre parti ha dato dei grandi risultati ed ha avuto un grande apprezzamento da parte della popolazione a cui è stata rivolta. Grazie.